Parco Pozzi che cosa si è fatto? Il nostro assessore ha detto che non, al momento non si può fare nulla perché esiste un ricorso al TAR. Bene, il nostro dirigente, domanda, potrebbe assegnare alla ditta aggiudicatrice della gara di appalto i lavori quest'oggi quando è pendente, attenzione, non è pendente, il giudizio è maturato, la causa è assente, perdonami caro Gino, tu fai degli sproloqui in cui io non intervengo proprio, abbi bontà. Allora ho atteso veramente come ultimo per fare un intervento, proprio per evitare tutto questo. Allora dicevo, qualcosa abbiamo imparato anche noi, caro Gino, in tanti anni di esperienza. Allora il problema è, voi che cosa proponete? Con un ricorso al TAR pendente, il nostro dirigente si deve assumere una responsabilità tale e aggiudicare la gara. Dove l'ha letto? Che cosa? Cosa l'ha letto? Mi sono informato, la causa no, è una sentenza. Un attimo solo, per favore, cortesia. Poc'anzi è stato detto che sul Parco Pozzi nulla è stato fatto. Stiamo attendendo una sentenza. Ovviamente, effettivamente, ad oggi sarebbe impensabile iniziare dei lavori di ordinaria manutenzione quando ci sarà un restyling generale dell'intero parco, purtroppo con una causa davanti al TAR, benedetti Dio! Non si è mai parlato di lavoro! Per favore, andrò bene! Una causa davanti al TAR! Oh, mamma mia! Siete insolenti! Non interrompete! Il problema chiamate il numero legale, interrompete. Per favore. Facciamo continuare l'intervento come le avete fatto, per cortesia. Avete tanto invocato questo intervento della maggioranza, laddove ve lo abbiamo gentilmente offerto, adesso che cosa fa? E non lo volete ascoltare, non volete sentire. Stiamo parlando di cose serie, per questa città. Qua non ci sono i cattivi e i buoni, qua stiamo parlando di persone che si cercano di attrezzare per realizzarle le cose stesse.